Sindaco, autostrada 12, numerosi cantieri nel tratto autostradale tra Spezia e Genova. I sindaci della provincia chiedono la riduzione dei pedaggi. Sì, diciamo che la richiesta che abbiamo fatto ha due scopi. Il primo appunto è quello dei cantieri, nel senso che non si capisce come mai nel tratto autostradale da Sesto Levante a Genova ci siano state delle riduzioni e nel tratto di competenza SALT non ci siano stati nessun tipo di riduzione, visto che i cantieri ci sono anche in questo tratto. Il secondo punto invece è quello dell'abbassamento della tariffa. Voi sapete che sul tratto di competenza della SALT è uno dei tratti più cari d'Italia, quindi è il momento di sedersi a un tavolo e cominciare a parlare di entrambe le problematiche. Autostrada 12 ovviamente è diventata uno scandalo in quanto c'era tutto il tempo durante il lockdown di fare dei lavori e autostrade, così come il Ministero per altri motivi, se ne sono largamente fregati. Quindi è chiaro che i sindaci in qualche modo si fanno sentire. In questo caso abbiamo un po' tutti aderito a questa iniziativa perché da tanto tempo comunque stiamo tutti collaborando per arrivare ad avere una scontistica, quantomeno, se non l'esenzione proprio del pedaggio. È un problema molto sentito da parte nostra e io ne sono testimone diretto perché quotidianamente mi reco alla Spezia per lavoro. La variante è una specie di luogo in cui sai quando entri e non sai quando esci. Il crollo del ponte del ponte di Albiano ha scaricato il traffico sulla Ripa e il traffico sul Buon Viaggio. L'ingresso a Spezia, l'uscita da Spezia è problematico, quindi l'Uni, per quanto sia marginale, lontano dal capoluogo, risente di tutti questi problemi, per cui noi ci uniamo al coro di coloro che chiedono ad Autostrade, che ha sempre avuto, almeno per quanto ci riguarda, un rapporto collaborativo con il nostro territorio, in questo momento di vera difficoltà di battere un colpo.